È stato un momento di alta valenza, come dire, shakespeariano filosofico. Perché gli avessi detto che volevo fare, che ne so, il campiere, il guardiano dell'acqua, l'avrebbe capito di più, capiva di più il corridore ciclista, ma fotografo veramente era una roba, e forse era questo il senso di questa proposta per me. Era che cercavo un no che fosse rotondo, che fosse scalfittibile, smerigliato. E credo che poche cose al mondo potessero essere meno comprensibili da parte di mio padre, che nel 1961 un figlio che gli diceva voglio fare fotografo. E ricordo che continuava ad annaspare come se gli mancasse il fiato. E a un certo punto ha detto questa frase assolutamente memorabile, appunto di grande valenza filosofica. Lui ha detto, ma che mestiere è? Ma che mestiere è fotografo? Uno che ammazza i vivi e resuscita i morti. E io non avevo ancora letto Barthes, la sua grande relazione, peraltro già intuito da Holmes sin dall'inizio, della sua fotografia, della relazione tra la fotografia e la morte. Ma lì aveva un significato preciso, un significato di carattere storico preciso, perché quando mio padre era ragazzino a Bagheria, provincia di Palermo, c'era un fotografo solo, che aveva un nome, nomina lumina, fantastico per un fotografo, si chiamava Coglitore. Perfetto. Ora, Coglitore, essendo lui come fotografo, poi se poi succedeva che c'era un certo numero di vecchietti, quelli che sopravvivevano nel paese, che ogni tanto il figlio, parlando con la sorella, diceva, ma un papà ce l'ha una fotografia? Non ce l'aveva la fotografia papà, perché non è che si andava uno a fare le fotografie, non ci andava. E allora in maniera un po' subdola, un po' sorridente, dice, papà, ma perché non te la fai una bella fotografia? No? Allora papà capiva benissimo che cosa significava questo invito, un po' per reticenza diciamo islamica, un pochettino perché capiva che quello gliela voleva già fare stampare su vetro ceramica direttamente in ovale, non ci andava a farsi sta fotografia. Manco morto è il caso di dire, però poi morì. E allora succedeva, come per la fotografia del mio bisnonno che io ho attaccato in studio, che una volta morto chiamavano Coglitore. Coglitore andava lì e fotografava il morto. Dopo, con grandissima perizia, insomma, da fotografo di paese sulla bella lastra di vetro, con una matita affilatissima gli faceva gli occhi, altro che Photoshop. Dopodiché, orgogliosissimo, mostrava sta foto e diceva, non pare vivo.